Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo Money Glitch, un nuovo glitch dei soldi da fare da soli, che è anche abbastanza easy secondo me, ragazzi. Lo potete fare in una sessione solo in video e questo non è un requisito, però se vi va lo potete fare in una sessione solo in video. Avete bisogno di un bunker, un centro operativo, e all'interno del centro operativo ci deve stare l'auto che volete duplicare. Quindi significa che all'interno del centro operativo non dovrete avere l'officina ma il deposito veicoli personali. Premetto che con questo glitch, ragazzi, non serve targa personalizzata, quindi non dovete preoccuparvi se avete o non avete la targa personalizzata. Quindi, detto tutto, fatta la premessa, ragazzi, prendete l'auto che volete duplicare, che avete all'interno del centro operativo mobile, e la mettete lì dove l'ho messa io. Potete anche lasciarla sulla piazzola, la mia è una cosa così, io l'ho presa, l'ho messa lì perché mannava di metterla lì, non è perché se sta lì riesce il glitch. Insomma, ragazzi, una volta che avete lasciato l'auto lì, l'unica cosa che dovete fare è uscire dal bunker. Avete visto che io sono diventato CEO, ragazzi, quindi una volta usciti dal bunker, l'unica cosa che dovete fare è chiamare un buzzard. Allora, ragazzi, potete spostarvi in un milione di modi, un milione no, solamente due o tre. E comunque, dicevo, c'è il teletrasporto, c'è il colpo di lestere, però il teletrasporto magari può anche delle volte non funzionare se magari quello che vi state unendo alla vostra stessa modalità di puntamento vincula e tutte cazzate varie. Quindi vedete voi, potete anche usare il colpo e avvicinarvi, diciamo, al vostro nightclub, perché è qui dove staremo andando, ragazzi. Una volta che abbiamo fatto il tutto, arriviamo al nightclub, entriamo dalla porta del nightclub, ragazzi, ve lo specifico perché almeno così ci capiamo meglio. Quindi una volta che sarete dentro il vostro nightclub, l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è dirigervi al banco del bar per comprare una birra, anche una, due birre bastano, non servono miliardi di birre, perché andremo a fare un bug, ragazzi, che ci consentirà di duplicare. Quindi andiamo al bancone del bar, se non le avete le comprate, io ce le avevo però per farvi vedere come funziona, e comprate una birra, vi verrà appoggiata sul bancone, dopodiché scompare e va nell'inventario, quindi ve la ritroverete nell'inventario, ragazzi. A questo punto vi dirigete al piano superiore del vostro night, ragazzi, perché è lì che andremo a fare il bug, l'inizio del bug. Quindi andremo a dirigerci nuovamente al bar, ragazzuoli, e in questo caso andremo a ordinare una bottiglia di champagne. Ma ve lo dico prima, mentre state ordinando la bottiglia di champagne, che premete, mentre premete la freccia destra, anzi facciamo così, premiamo freccia destra, subito il tasto option e andiamo in Criminal Enterprise Starter Pack, come sto facendo io.
dopodiché torneremo indietro e ci troveremo il menu del bar aperto. Io qui posso comprare solo questa, io ho provato con questa, non so se funziona con le altre. Mentre richiediamo la bottiglia, apriamo il menu del pad, andiamo in inventario e andiamo a bere una birra. Dobbiamo tenere premuto X, ragazzi, tenetelo premuto, mi raccomando. Dopodiché vi consentirà di allontanarvi. Io qui ho bevuto un'altra birra perché stavo tenendo premuto X, ragazzi, però non serve, basta una. E quando vi siete allontanati dal bancone del bar, prendete e chiudete il menu interazione. Fate attenzione a non pigiare X per andare più veloce, perché altrimenti toglierete il bug. Vedete? Cioè, la bottiglia di champagne ce l'abbiamo incastrata nel braccio. È quello che ci permetterà di fare il glitch, ragazzi, che ci permetterà di duplicare. Sì, questa bottiglia idiota di champagne incastrata nel nostro braccio ci permetterà di duplicare. Quindi andremo nell'entrata del nightclub. Si può fare solo qui, ragazzi, che io sappia, perché mi sembra che con le animazioni scompare la bottiglia. Quindi salirete in auto pigiando triangolo e accelererete. Dovete fare solo questo. Quindi nell'entrata del nightclub, ragazzi, dovrete avere una LGR H8 da mettere ogni volta nell'entrata del nightclub, e vi spiegherò come fare adesso in maniera semplice. Quindi io qui adesso, anche voi dovrete prendere e ritornare al bunker. Non so in che modo lo farete, io ve lo sto facendo vedere a video, sto usando il Wizard, però voi usate ciò che volete. Ovviamente non usate un veicolo personale, ragazzi, mi raccomando. Una volta che saremo giunti al bunker, che saremo tornati al bunker, ragazzi, l'unico passaggio che dobbiamo fare è salvare il veicolo. Quindi a questo punto io entro nel bunker e se tutto sarà andato bene, se non avremo fatto cazzate, ragazzi, troverete la vostra auto, quella che volete duplicare, nella piazzola. Il gioco ci metterà un po' per caricare, perché comunque siete buggati, quindi ci metterà un tantino, ma non preoccupatevi, insomma. Come vedete l'auto è qui, ragazzi. Allora, questa auto al momento non ha targa perché io non ce l'avevo messa, però comunque se avessi avuto una targa, all'attimo in cui io sarei salito sull'auto la targa sarebbe cambiata. Però prima di mettere l'auto dentro al COM, ragazzi, mi raccomando, fate questo passaggio che sto facendo io, cioè entrate a piedi nel COM. Come vedete nel COM non c'è nulla, ragazzi, eh? Entrate a piedi nel COM, io esco di qua per comodità e soprattutto perché è di caricamenti un po' più corti, ragazzi. Poi voi uscite dove pare, però di solito se in carta se uscite dall'altra parte. Quindi usciamo dal COM, riprendiamo il veicolo e siamo pronti a salvare il veicolo, ragazzi. Adesso come andremo verso il COM ci dirà che il nostro centro operativo mobile è pieno, perché c'è l'auto originale di questa qui, che automaticamente quando noi andremo a fare X per accettare, per cambiare il veicolo, insomma, che andremo ad entrare, andrà nell'entrata del nightclub, ragazzi. Per questo vi ho detto che ogni volta dovrete avere nell'entrata del nightclub una LGR H8. Per ricominciare il glitch dovete fare questo passaggio, ragazzi. Rimettete l'auto fuori e ricominciate il glitch. Invece, se non avete le auto dentro a un garage, ragazzi, cioè se ce le avete, fate questo passaggio. Quindi una volta che state ricominciando il glitch, io vi faccio vedere come se io avessi le auto, ok, ragazzi? Quindi facciamo conto che io sto ricominciando il glitch, mi teletrasporto, sposto una LGR H8, la metto nel, diciamo, deposito del nightclub, ok? La
ho detto nightclub, sì, raga, non si sa che cazzo sta a dire. Comunque sia, facciamo conto che io, ragazzi, adesso prendo, non so, una Shotaro qui e la metto nel deposito del nightclub. Non ce la metto, perché non ce la metto. Allora, vi dico semplicemente una cosa. Il discorso delle auto nel nightclub, purtroppo vi comporta sempre uno spostamento in più. Perché che cosa succede? Il momento in cui voi uscite da un garage per andare a portare l'auto nel nightclub e avete il, come cazzo si chiama, ragazzi, avete il veicolo fuori, che avete lasciato fuori, automaticamente l'auto che avete lasciato fuori nel bunker scompare. Quindi se tirerete fuori un veicolo da qualunque altro garage, il veicolo che avete lasciato nel bunker scomparirà e potrete anche continuare il glitch, ma non lo ritroverete. Come vedete, mi dice che l'entrata del night è piena, ma io non andrò a sostituire, ragazzi, perché lascerò l'auto qui e vi farò vedere che l'auto si è duplicata, che l'auto che stava dentro il centro operativo mobile è venuta a finire qui nel nightclub, ragazzi. Penso di aver detto tutto, ragazzi. Vi ricordo la descrizione, vi ricordo il contest Road to 15k. Aiutatemi ad arrivare a 15k, ragazzi, che ci saranno dei premi molto ricchi. E vi ricordo tutti i canali del Team Glitch. Iscrivetevi. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao belli!